Godzilla e Kong, l'uomo e Paolo. Noi siamo i Godzilla e i Kong noi della situazione. Godzilla, tu sei più Godzilla o più Kong? Aspetta. Allora, amore mio, no, tu io sei mi più sento Godzilla più Godzilla, mi sento più Godzilla. Va bene, io però più Kong. Quando Godzilla ti viene a trovare, suona il campanello facendo King Kong. King Kong. Vero? Come Fantozzi va in pensione. No. Cos'era? È Fantozzi, chiamo, paradiso, va in paradiso. Tasto 9, mi chiamo Mandingo e al culo te lo spito. King Kong. Vabbè, dopo questa battutona, sì. Allora, siamo qui per vedere questo film che è sparito adesso. Sì. Prima c'erano Godzilla e Kong. I bambini di casa, per me è un film che farà discutere. Non mi hanno cacciato, non mi hanno cacciato dal ristorante perché c'era questo dubbio. No, perché molto tu hai buono. Iniziato a riprendere prima di me. Sì. E ricordati che quando hai la febbre devi prendere un cellulare e inquadrarti e clicchi rec, perché almeno ti riprendi. Ecco, guardate, arriva c'è dietro. Non è né Godzilla né Kong, lei è precisamente, lei è. Ma cosa ho sulla c'è testa? Anche, c'è anche Travatar mi sa di che Mecha, bella Mecha mi Godzilla. Sta uccidendo, aiuto. No, io sono per l'organico, sì, per l'organico, io sono per l'orgasmo. Allora siamo a sì, all'Arcadia di Melso. Ci abbiamo messo un'ora e mezzo per arrivare, questa è la riciclo, così oramai veramente la riciclo. Beh, tanto ti stanno già sentendo, mi stanno già sentendo. Qual è il nostro rapporto col Monster? Allora, il mio è parecchio problematico, non che non sia un fan dei mostroni, Fammi le corna, un po' più alte. Però io nel Monsterverse salvo solo Kong Skull Island. A parte io ho un rapporto erotico disastroso con Gareth Edwards. No, no, a me sono piaciuti tutti, chi più chi meno. Diciamo che ho accettato il fatto che oramai se si pestano va bene. Però, quindi basta però che si menano. Ti dico, io Godzilla King of the Monsters, Godzilla contro Kong, li ho proprio trovati pessimi. Poi c'è Millie Bobby Brown, che io, di cui io sono innamorato. Guarda, Damsel, mi sta sentendo molto carino Damsel. Me l'hanno detto che è carino. E invece a me è piaciuto. Un paio di clip. Travatar. Sei l'unico che ha detto è carino. Vedi, anch'io ho sentito. Ma perché siamo dalle parti di... Mi hanno detto che siamo dalle parti di Enola, però... Mai visto Enola. Però non parla con lo spettatore, anche qua parla con lo spettatore. No, non parla con lo spettatore. E lei questo vizio che parla in telecamera. Matioski, tu che invece ti sono piaciuti di più. Non so dove guardare, un occhio di qui e un occhio di là. A te sono piaciuti di più i film del Monsterverse? Sì, presi come le cazzatone che sono, non vado a ricercare trama, personaggi Travatar ben caratterizzati, approfondimento psicologico. Bastano le botte, gli schiavi. Bastano le botte da Orbi. Sì, però dai, nell'ultimo Godzilla c'era quel complottista, non lo sopportavo, lo volevo strizzare. Ma allora, Roberto Giacomo. Poi intendiamoci, io li ho visti con l'eccezione del primo Godzilla di Edwards. Pronuncia, li ho visti tutti in pandemia, quindi con un clima che necessitava anche di un po' di svago tamarro per riprenderci da una situazione del menca. Quindi non avevo neanche la necessità. Pandemia, tu hai visto fin sulla fine del mondo, bellissimo. Sì, non avevo la necessità di fare le analisi, le recensioni, quindi li ho proprio presi in modo leggero. Però è questo, e mi sono divertito. Magari stasera uscirò, ma io no, lo approccio col piglio di Fast and Furious e via. Che io amo, lo sai. Invece qua sei più entusiasta. Ricordiamo che Travatar 91 con la maglia di Godzilla l'ha visto in anteprima. Lui sì, è il vero fan di Godzilla. In lingua originale, cioè parlavano la lingua dei mostri. Assolutamente sì. Tu che l'hai visto in anteprima, spoiler, no, ti immagini, tu che l'hai visto in anteprima, allora, PS, non ascoltate Travatar, Monarch è una buona serie, non io sarà non l'ho una vista, serie, purtroppo non l'ho sentita, come la sativa, volevo cominciarla, buona. Dovevo fare anche delle live con Travatar, poi alla fine sono finite, dici tutto, perché dici lui mi diceva Travatar. no, fa schifo, no, parte bene Monarch, poi sarà male, okay. È ancora peggio, cioè ti illude, la bastarda, la monarchia o la Repubblica, la prima Repubblica, partiamo dal presupposto che tanto Monaco non conta un cazzo, quindi qui non ne parlano. Eppure c'era quel finale. Ma che quel finale era un'apparizione del mega che non serviva a niente. Infatti, fino a se stessa, dei livelli allucinanti. Non dite troppe cose. Però apparizione fino a se stessa. Però Travatar. Allora, tu che l'hai visto? Partiamo dai difetti. Sì. Ogni tanto mettono le canzoni un po' fuori luogo. Sì, un po'. Sì, però no, ci sono le canzoni alla Gun. Pochissimo. Ma non a cazzo di Gun. C'è Thunderstruck. Io spero ci sia Thunderstruck. Ma c'è allora, lo mettono in tre momenti poco, okay, va bene. Però quando li mettono sono un po' fastidioso. La sceneggiatura è più solida rispetto a Godzilla vs Kong, ma c'è un momento finale che dice ok, qui è pretestuoso da far non schifo. È stupido, non diciamo con troppe robe, che qui sì, mi no, raccomando però pretestuosa, questo bisogna dirlo nella parte finale, poi il resto ok. La regia è buona ma niente di eccezionale e, la CGI è buona ma è talmente colorata la fotografia che in un paio di punti diventa molto diventa molto cartunesca.
Per il resto mi sono divertito un casino. Godzilla sacrificato, purtroppo. Io però mi sono divertito un casino. Sembra un bambino, cioè... a fianco a Travatar, da quell'angolazione. Vedete la regia, si inquadrate dal basso, eh? Sembriamo più imponenti. Che belli dall'alto. Che siamo. Ecco, ti chiedo, ecco, purtroppo Travatar, nel Monsterverse associa qualsiasi personaggio del Monsterverse a noi. Chi sarebbe l'uomo? Nel Monsterverse. Io chi sarei? No, beh, partiamo dall'uomo. È vero. Allora, allora io mi porto sfiga da solo, io sono Serizawa. Purtroppo sì, muoio, io non però, mi ricordo scienziato. Kenwa Tanabe. Ma quello che si fa saltare, bellissimo. Io sono Kenwa Tanabe. Addio, Matioski. Compresi Godzilla. Kyle Chandler, quello che odia però poi ama. Quello di Friends. Il padre di Millie Bobby Brown, che odiava Godzilla perché gli aveva ucciso il figlio. No, ma io un personaggio mostri. Talmente bello che non me lo ricordo. Che mostri saremmo? Posso fare? Ah, mostri. Senza Nutella. Vabbè, te saresti Mechagodzilla, quello schifoso che va eliminato subito. Yes, non ecco, sono. Ecco. Non dire gorillino, per favore. Non farmi su Mothra. Quindi muore dopo due secondi. Però, faccio King, però, King Ghidorah. Posso fare King Ghidorah? Ma quale, la testa scema o le due intelligenti? Le due intelligenti, dai, la testa scema. Eh no, la testa scema è non essere troppo ambizioso. Ma no, va bene, basta, dai, questa stronzata, finiamola qua. Sì, sì, finiamola qua. Tanto, andiamo, perché altrimenti siamo ancora tanto torneremo dopo, ma ricordiamo che nel cast è presente anche, per una fugace apparizione, Massimo Boldi. Sì, sì. Questo va detto. Travatar ci aveva chiesto di non dirlo. Assolutamente però... sì. Comunque, Travatar, fai vedere la maglia, facciamo concludi. Concludi sulla maglia di Travatar, bellissimo. A dopo. Che brutto film. Allora, cellulari, anzi, due cellulari nella tuta gold stasera. Allora, diciamo che c'ha le sue parti divertenti, poi dopo ne parlerò un po' meglio, avete però. Avete scelto questa modalità di ripresa perché? Che dobbiamo abbassarci e andiamo indietro. Con l'audio andiamo avanti invece. È veramente tipo... un cretino comunque. No, allora, io dico, caro Matioski, che te ne vai. Io parlo al cellulare dell'uomo. Va bene, io parlo al cellulare di Paolo. I due film precedenti per me erano pessimi. Questo, no. Sì, per me, sì, per me, ho detto per me. Questo si abbraccia bene agli altri perché Godzilla è utile quanto un pene per una 74enne. No, diciamo che è utile, però solo alla fine. No, è talmente forte che devono tenerlo fuori. Sempre off screen fino alla fine, in viaggio per il mondo. Poi un film dove si scazzottano e si ammazzano di schianti che risulta noioso. Già questo è, dopo un pochino io ho percepito la noia e tutte le scene con gli esseri umani. Va bene. Non mi sono affezionato a nessuno dei personaggi. Allora, va bene, volevo dire delle cose ma poi sarebbero spoiler. Diciamo solo che comunque Godzilla si vede molto poco, come abbiamo detto. E secondo me non si arriva mai al dunque. Mai. C'è un momento dove io dicevo, ma succede qualcosa di interessante? Parti di mitologia, secondo me, veramente buttate fuori per esagerare a caso, per allungare la trama. Pseudo spiegazioni di cose che secondo me non servivano. Proprio... una virata sul fantasy che si vede già dai trailer, per me è molto grossa. Il villain sembra Rafiki Ubriaco. Sì, va bene. Che va molto bello questo taglio di luce. Del così, sì, perché siamo a luci. No, non siamo a luci. Però hai paragonato la caglia a luci. Ecco, l'unico a cui è piaciuto davvero, ecco, è qua. Travatar. Allora, io dico solo una cosa. Qua abbiamo Travatar 91. Ricordatevi il suo nome. Non si vede, è tagliato però. Da non confondere con altri. Travatar 91. Sono come i mostri giganti, no? Mi boccia Monarch, che in confronto è un capolavoro. E mi salva Godzilla e Kong. Monarch è una merda che non arriva da nessuna parte. Monarch fa cacare. Monarch parla di bigamia, di truccioli, di omosessualità. Non me ne frega un cazzo. Non parla di mostri. Va bene, va bene, basta. Mostri, non va per culo Monarch. Siamo qui per parlare di Monarch. Va bene, va bene. Non lo scatenate, non lo scatenate, che non si è trasformato in Mothra. Quindi lei lo salva, se oltrava. Non faccia spoiler, sì, assolutamente. No. Perché lo salva? Perché sarà pure un film con tutti i suoi problemi, però innanzitutto è un film in cui si parla di mostri e non di porcate varie che non siano i mostri. Un saluto a Mona che parla di tutto tranne che di mostri. Niente, è rimasta lì, non è per Paolo che fa rintura. Guardate Monarch. Porcate per non parlare di un cazzo. Va bene, va bene. Ma questo film invece... Ma questo almeno c'ha un cazzo di centro narrativo, cioè devi fermare un cattivo. Si parla effettivamente di creature, ce ne sono tante, poi colorate, poi i mostri sono inquadrati non in una merda di fotografia arancione o blu. Saluta su questo sono Monster. D'accordo che perlomeno si vedano un po' meglio, però no, per si me vedano bene, però la CGI è veramente bruttina, ho visto molto video ma è tutto finto, dai, cioè. No, io la CGI è finta, sta roba, proprio fosse... No, però quella di Jurassic Park del 94 di Spielberg mi faceva credere l'animatrone, però se io devo salvare qualcosa di questo film, c'era anche
della CGI. Limimus comunque. Amici dell'uomo, se io devo salvare qualcosa di questo film è la CGI. CGI che tradotto vuol dire computer graphic. Esatto, esatto. Però per il resto secondo me ci giocano interamente, però Travatar era accanto a noi, aveva le lezioni, noi siamo. Però allora mi confermate che lo bocciate anche voi? Sì. No, dico i pochi pregi che ci sono. Vai. L'espressività delle creature, ci sono tante sequenze senza dialoghi in cui ci sono dei comportamenti che riusciamo a elaborare. Le scene di combattimento sono divertenti, anche se l'ultima, che dovrebbe essere il main event, rispetto ad altre viste prima, un po' sottotono. Sì, è come tu vedi un evento di wrestling e il combattimento finale. E wrestling è la parola giusta. È un po' depotenziato. Tutto il resto io l'ho trovato molto lento, con personaggi umani detestabili nonché il inutili. È una cosa. Godzilla fa Eurotrip perché non sanno cosa farci. In tutte le mete del cinepanettoni, Rio, il Cairo. Poi, c'è una virata sul fantasy. Sì, è vero. Per carità, tipica soprattutto della classe. Che ci sta come il cavolo a merenda. Ho visto un po' di Watang, le popolazioni strane. Ma l'ha detto Wingard, lui è un fan dell'era Showa, si è ispirato a quella. Però io mi sono trovato un po' spiazzato. E poi mi sembra che abbiano cercato di inseguire il cinecomic Marvel, anche come impostazione registica. Infatti c'è un proto Star-Lord con queste cazzo di canzoni pop che smettete di inserirle. Dannato James Gunn, avevo detto che era un problema. Mamma mia, un po' di confusione in qualche scena di lotta. Allora io e l'uomo parlavamo in dei momenti che nessuno dei due capiva chi fosse il villain in certi momenti. Paolo mi diceva sempre: ma chi è il cattivone qua? È quello più magro, mi ha detto. Ok, tu guarda quello più secondo me della fase ignorante è il più debole in assoluto. Sì. La 2 non mi stancherò mai di dirlo. No, io lo metto ultimo nel Monsterverse. Però poi fortunatamente per concludere c'è Monarch. Vabbè, a dopo verso il giustamente se vi viene la stitichezza Monarch aiuta. Guardate Monarch. Ed eccomi qua nella mia postazione in solitaria per parlarvi, senza spoiler, ma comunque più nello specifico, di Godzilla e Kong, il nuovo impero, che io avrei intitolato Godzilla e Kong, il nuovo disastro, perché come al solito il Monsterverse non si smentisce. Andiamo con ordine. Purtroppo questo universo non mi ha mai fatto impazzire. L'unico film fra i cinque che sono usciti che è riuscito minimamente a intrattenermi e coinvolgermi è stato Kong Skull Island e poi la serie Monarch, che mi aveva riacceso minimamente l'interesse, che ne possa dire Travatar considerandola pessima, per me è una buona serie con i suoi difetti che si mangia tutti i film che abbiamo visto ora come ora del Monsterverse. Quello un pochino più riuscito dopo Kong Skull Island era il Godzilla di Gareth Edwards, ma come ben sapete io con lui ho un rapporto difficile, sarò la pecora nera e non sto qua a ripetere perché. Purtroppo quando siamo arrivati ai film come Godzilla King of the Monsters oppure, ancor peggio, Godzilla X Kong, come si chiamava nel 2021, c'era solo da mettersi le mani nei capelli. Non perché io non sia un fan dei mostroni giganti che si picchiano o perché non sia pronto a divertirmi con le tamarrate. Lo sapete che Fast and Furious, per dire, è una delle mie saghe preferite per quanto proprio riesca a farmi divertire. Ecco, io quando ripenso a me in sala, perché andai al cinema nonostante si trovasse in streaming, se ripenso a me in sala con il primo film di Godzilla e Kong, ripenso a un Paolo disorientato che era interessato solamente agli scontri fra questi titani e poi ogni sottotrama umana l'aveva lasciato proprio disorientato, quel povero Paolo più piccolo al cinema. E questa volta accade la stessa identica cosa. Adam Wingard, nuovamente dietro la macchina da presa, insieme a un team di sceneggiatori per scrivere questo film, io mi chiedo, in tre, Terry Rossio, Simon Barrett e Jeremy Slater non sono riusciti a dare dignità
al titano che nel titolo compare per prima, per primo, Godzilla, ma chiamatelo solo Kong e Godzilla, se ne abbiamo voglia, il nuovo impero. Non chiamatelo Godzilla e Kong, il nuovo impero, che Godzilla sembra quasi, che ne so, in vacanza premio in giro per il mondo, che raggiunge ogni meta dei cinepanettoni, dal Nilo al Cairo, insomma, lì sul Nilo, a Rio, a che ne so. Ragazzi, ma veramente, ma detto questo, come nel film precedente, io non sono mai riuscito ad affezionarmi ad alcun componente del cast, non me ne fregava nulla di alcun personaggio. Noi vediamo questi mostri che combattono, noi vediamo queste scene dove la spettacolarità prende il sopravvento, perché comunque gli effetti visivi non sono da buttare via. Forse uno dei pochi pregi del film è legato all'effettistica, e poi quando mettiamo i titani da parte per soffermarci su qualsiasi personaggio, io dicevo, ma chi se ne frega, in particolar modo il complottista che già non sopportavo nel film precedente, cioè Bernie, interpretato da Brian Tree Henry. Io non so cosa aggiunga a questa trama che è talmente mal scritta. Vi dico solo in parole povere che c'è questa bambina, che è quella che era stata salvata in Kong Skull Island, cresciuta, l'ultima della popolazione Iwi. La dottoressa Andrews, interpretata da Rebecca Hall nuovamente, le sta facendo da madre, solo che questa ragazzina ha delle visioni nella Terra Cava, qualcosa non va, bisogna andarci, per poi scoprire che i titani dovranno unirsi insieme per far sì che non prenda vita questa terza guerra mondiale. C'è un villain talmente sciatto, talmente piatto, che comunque va fermato prima che il disastro non prenda il sopravvento. Quindi King Kong, nonostante le divergenze con Godzilla, dovrà unirsi al titano per scongiurare la minaccia. Il problema è che Godzilla è tenuto off screen per almeno un'ora e venti di film, poi negli ultimi 20 minuti lo vanno a prendere e inizia questa battaglia. Ma stiamo parlando di Godzilla, Godzilla che nel frattempo, proprio perché compare nel titolo, ogni tanto va mostrato al pubblico, e quindi ci sono delle scene ai limiti del ridicolo: lui da Roma che va a Gibilterra, lui da Gibilterra che va a Rio, lui da Rio che va al Cairo, che io me lo immagino. Ma vi immaginate solamente Godzilla a Roma? Ma come cazzo c'è arrivato a Roma? Me lo immagino lì con la valigia che passa da Ostia Lido nel mare, cioè cosa mi devo immaginare? È proprio una cosa sconcertante, perché il titano ci sta aiutando a fronteggiare le minacce, ma porca miseria, anche solo per la battaglia finale fanno più morti questi titani per cercare di salvare l'umanità rispetto a quanti ne avrebbero fatti se avessero lasciato libero il villain. Ma fate vincere il cattivo, perché perlomeno avrebbe ammazzato meno gente. Qua realmente, per darsi le spinte, si attaccano con la mano destra a un palazzo, con la mano sinistra alla banca Mediolanum, si danno una spinta, ammazzano tutti, spaccano tutto. Però con Snyder facevate il diavolo a quattro, dovevate recriminare sempre questa sua scelta dei danni collaterali, che comunque erano trattati, erano... Qua invece botte e schiava, a me non me ne frega niente, cioè alla fine vado a vedere un film tamarro, vado a vedere un film esagerato, ho capito che andazzo ha preso questo franchise e mi aspettavo di divertirmi un po' come in un Fast and Furious, un po' come in questi film altamente sopra le righe. Ed invece no, perché intanto non esiste il piacere dell'attesa. Come inizia il film, subito ti spiattellano in faccia le scene spettacolari, è poco da dire, di Kong che corre nella Terra Cava, e quindi chi più ne ha più ne metta. Non c'è il piacere dell'attesa, però dici, dai, almeno l'effettistica è valida, speriamo che nella sua semplicità anche le sottotrame che il film presenterà siano all'altezza, siano allettanti. Ma mi bastava poco. Ed invece, come ci si sofferma sui personaggi, e non ce la facevo, perché non mi importava niente di nessuno, di questa trama dove la dottoressa Andrews ha la possibilità con Monarch di studiare quel che sta accadendo, ma no, deve andare a chiedere il consiglio a Bernie, che fa i podcast online, che è il complottista che crede anche nei ciui che volano, e quindi vanno nella Terra Cava. Ovviamente io mi aspettavo qualche riferimento a Monarch, alla serie, visto che
ci sono delle cose che hanno lasciato a metà, ci mancherebbe niente. Anzi, la serie va proprio a diversificarsi anche dalle regole che Monarch ci insegnava sulla Terra Cava, sul tempo che viaggiava diversamente. Un'ora nella Terra Cava poteva voler dire 3 anni nella realtà, invece tutto questo chi se ne frega, ma del resto è sempre chi è che mi chiama. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, è la maiala di Tuma A2A, ma non rompete coglioni questi call center tutte le volte, li chiamo da A2A, chiamo da A2A. Detto questo, vi stavo dicendo, e quindi personaggi che tu dici, Paolo, ma te ti diverti con i Fast and Furious che sono l'emblema dell'esagerazione, della tamarragine? Sì, però perlomeno c'è un Dominic Toretto, c'è Paul Walker, ci sono un sacco di personaggi nella loro banalità, se vogliamo, che riescono a farmi affezionare. Qua il complottista l'avrei voluto morto ogni 2 secondi, la dottoressa Andrews, poverina, sta lì e capisci la sua intelligenza quando piuttosto che chiedere aiuto a degli scienziati va a chiedere di farsi aiutare dal complottista. Poi cosa abbiamo? Il veterinario Trapper che ce lo presentano che pare un misto tra Sawyer di Lost dopo sbronza e Sventura con la camicia sporca. E poi vanno nella Terra Cave e ad un certo punto, così di punto in bianco, c'è una deriva fantasy, ma sapete che non ci azzecca niente, si butta sul fantasy più estremo proprio perché si vede che non avessero più niente da scrivere e quindi hanno detto, ma sì, dai, buttiamola sul fantasy, buttiamola su questa bambina che può parlare ai titani, buttiamola sul bisogna unirli insieme. E quindi c'è tutta questa storia della tribù Iwi rimasta bloccata nella Terra Cava, la bambina che era colei che era stata già designata da tempo per guidare un popolo, per salvare la retta via di questo mondo. Ragazzi, ma cosa sto vedendo, Godzilla e Kong, o sto guardando l'ultimo dominatore dell'aria? Perché è un miscuglio di roba, anche la fotografia che cambia in dei momenti è completamente bruciata. La prima volta che la dottoressa Andrews va dal complottista mentre è lì a fare il podcast sembra di vedere un brutto film un brutto film di Michael Bay. Mi va via anche proprio la voce mentre parlo. A un certo punto partono canzoni a casaccio, seguendo lo stile di James Gunn nei Guardiani della Galassia, solo che lì erano sensate, potevano avere un suo perché, anche se nel terzo per me ce n'erano troppe, tutte una dietro l'altra. Qua invece canzoni così perché il film deve essere tamarro e quindi cerchiamo di coinvolgere il pubblico, un pubblico che ho sentito anche ieri all'Arcadia non è che fosse stato molto fomentato, anzi alla fine sentivo dei commenti parecchio freddi. Poi al box office non ha esordito male, realizzato con 135 milioni di budget, già se ne fa più di 400 si porta a casa un discreto malloppo, quindi non credo che sia flop, anche perché ha esordito con quasi 400.000 euro in Italia, quindi in un giorno fare questa cifra va bene, anche se al box office è ancora primo Kung Fu Panda 4, che invece è molto carino. Quindi questo è il mio parere al riguardo. Non vi fate domande sui film precedenti per dire, ma anche il personaggio di Millie Bobby Brown che fine ha fatto nel Monsterverse? Quando un personaggio non c'è, quindi non è che vi daranno delle spiegazioni. Se vi bastano continue scene spettacolari, io sono contento per voi, però se cercate un minimo di intrattenimento per quel che riguarda ogni vicenda umana, se cercate di affezionarvi anche solo ad un personaggio per poter tifare per lui, beh, secondo me restereste delusi, anche perché ci sono delle situazioni che non reggono, che non sono avvincenti. Anche la presentazione del baby gorillino, che è utile sì e no, quanto, non lo so, un teino caldo il 17 d'agosto mentre sudi, quindi se vi basta questo, io sono contento, perché magari come Travatar c'è chi davvero fan riesce a divertirsi, però dopo aver visto Godzilla Minus One non mi attendevo un bel film come quello, ma nemmeno un film che si intitola Godzilla e dove Godzilla veramente è turista per sempre in giro per il mondo e non lo so, io speravo a un certo punto
che dicesse: oh, è il mio film, oh stronzi, fatemi lavorare, perché poveretto, ci credo che poi va in giro per il mondo e si metta accucciato dentro il Colosseo. Io non so cosa dire, ora farò un minimo di spoiler per dirvi più nello specifico quel che Godzilla e Kong, il nuovo impero, mi ha lasciato, ma vi assicuro che non è quel film divertente, non è quel film casciarone, tamarro che potreste aspettarvi, e ve lo dico io che lo sapete quanto apprezzi questi anche... film dove siamo su una montagna russa e dove insomma non si deve ricercare il messaggio da veicolare. Poi i veri fan mi hanno detto: ma ci sono tanti omaggi a una certa epoca dell'universo di Godzilla. A me degli omaggi non mi interessa se poi tutto il film risulta così piatto. Annoiarsi guardando Godzilla e Kong, no, non va bene, quindi il mio parere è questo. Adesso ne parlerò con un po' di spoiler, ma ho già detto tutto quel che dovevo dire. Mi ha fatto piacere vederlo in compagnia dei miei amici di Facce di Nerd, però cioè, il MonsterVerse continua imperterrito a regalarci delusioni. Il MonsterVerse, nel senso che non c'è verse di vedere un film sui mostri fatto bene. Non chiedo per forza il ritorno di Peter Jackson, ma perlomeno c'è anche un film come Kong Skull Island o qualcosa come Monarch. Detto ciò, vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, per abbonarvi al canale. Se deciderete di abbonarvi, ricevereste poi in cambio dei contenuti extra, oltre alla normale programmazione quotidiana. È anche attiva la funzione Super Grazie, che vi permetterà di mettere in evidenza il vostro commento e, se vi piace quel che faccio su YouTube, di donare. Quindi supportatemi oltre che sopportarmi. Io vi abbraccio e adesso andiamo con gli spoiler. Allora, io voglio subito partire da un inizio, perché sennò sembra che parta prevenuto. L'inizio, per quanto io preferisca il piacere dell'attesa spielbergiano in stile Jurassic Park o Lo Squalo, ho comunque detto: vabbè, dai, questo Kong che corre, beato, che si gratta i coglioni, che ha mal di denti, lì per lì, ma sai, ma va bene, tanto si punta sulla casciaronata, sulla tamarragine. Il problema è che poi da Kong passi agli esseri umani. E veramente questa regia che diventa improvvisamente televisiva, dove li vedi dentro un ufficio, dove li vedi dentro non so nemmeno dove, comunque dove li vedi dentro questi magazzini della Monarch, dove li vedi dentro il sottomarino, dove insomma gli esseri umani io non li ho sopportati. Quando ho rivisto Bernie ho detto: nel film precedente ti ho detestato, questa volta spero tu sia più utile. Non serve a niente, si potrebbe sviluppare un minimo legame fra la dottoressa Andrews e la figlia adottata, che ha delle visioni, è l'unica poveretta superstite fra la popolazione Iwi a Skull Island, ed invece no, lei ha queste visioni, ma tu della bambina te ne sbatti completamente, non ti interessa. Vanno nella terra cava con l'ausilio degli insegnamenti di un complottista che crede a qualsiasi cosa, e quindi arrivano lì. Ci sono mille casini che subito si manifestano, poi si scopre che c'è una popolazione Iwi che era rimasta bloccata lì, la figliola a un certo punto in questo film poi proprio che passa di palo in frasca con Godzilla, che dorme nel Colosseo, Godzilla nel Colosseo, ma io mi immagino Baglioni che deve fare il concerto e ci trova Godzilla dentro. Ma detto questo, quindi bisogna tenere Godzilla da parte, ogni tanto si fa vedere che va in vacanza in giro per il mondo, però ci sta aiutando, per aiutarci ammazza più civili che la seconda guerra mondiale, però ci sta aiutando, va bene. E poi insomma vediamo questo
andare incontro a una deriva fantasy inutilmente allungata, dove la ragazzina con questo disegnino sulla fronte, con queste cacatine in faccia, riesce a mettersi in contatto con i titani e quindi bisogna fermare questo villain, questo... Ma cos'è questo villain? Ma sembra Donkey Kong con la diarrea. Ma cos'è questo villain? Ma che è quella scimmiettina di merda che Godzilla con un rutto di fo la manda in due secondi al limone sul Garda? Ma cos'è? E poi quindi in questo film che butta lì 3000 cose, si arriva a bellissimo, si arriva a Kong che dopo essersi ripreso con il braccio cibernetico, perché sai, c'hai questi titani che in un secondo potrebbero distruggere il mondo, io creo anche dei potenziamenti cibernetici, così se non ci ammazzavano prima ci ammazzano dopo. Comunque gli mettono questo, non sono quelli i problemi, ovviamente sto scherzando, fosse stata una tamarrata fatta bene gli potevano mettere anche l'uccello di 72 metri di ferro. Comunque lo prendono, vai a prendere Godzilla, bla bla bla, arriva ed è bellissimo perché c'è tipo Godzilla che ha su ritto su una struttura a Gibilterra, invece King Kong è al Cairo, non si sa come, si mettano in alto, si vedono, si sentono e quindi vediamo Godzilla che arriva, la ti figlia ti con due e c'è proprio Kong che gli dice fermati rincoglionito, così, perché il doppiaggio sarebbe quello, botte e schianti, poi King Kong che lo piglia per la oda, fa fare una tripla capriola simile SmackDown e poi è bello perché lo ripiglia per la oda, lo trascina via, Godzilla si gira, gli fa un rutto rosa di zucchero filato alla fragola e quindi c'è King Kong che non ci vede più neanche quando era Briao al Pistoia Blues nel 93 e quindi che fa? Dove si va? Ok, è successo, ma che film siamo? Si rende conto di essere in Godzilla e Kong il nuovo impero, si tira su dopo una scazzottata perché sì, che comunque anche ben girata, cioè i momenti d'azione di scazzottamenti sono anche bellini, sono fatti bene, l'effettistica è uno dei pregi del film. Il problema è che dopo che non mi hai creato il minimo pathos, me ne hai fatte vedere così tante, ti stuzzica anche poco, è l'ennesima guerriglia fra i due, insomma, però vanno nella terra cava e nel giro di poco ammazzano questo cattivo, queste scimmie, torna anche Mothra che sembra una zanzara tigre, iniziano a scontrarsi, a battersi e quindi chi più ne ha più ne metta muoiono tutti e quindi il regno è salvo e abbiamo bloccato le uscite e abbiamo bloccato le entrate, quindi come cazzo si esce? Non si sa, restiamo tutti qui, ma te vuoi restare qui con la tua popolazione? No mamma, perché casa mia è casa tua, casa mia casa tua, che differenza c'è? Iniziano a cantare la canzone di Gali, io resto qui, viva la pappa col pomodoro, senza pathos, senza commuoversi, senza emozionarci, la bambina prende, torna da Suma e invece Kong arriva lì con questo stronzino di gorillino che proprio mi è stato sulle palle sin dall'inizio, però carina la scena in cui lo usa per buttare giù gli avversari all'inizio, quindi King Kong che tira sul braccio come a dire se è vinto ritorneremo prima o dopo, e intanto tutti quel popolo di scimmie, che poi avevi tutto quel popolo di scimmie, di scimmioni, di King Kongoni, di King Konghini, che te potevi usare anche per stipulare una bella alleanza, invece no, danno inizio ad una rissa da bar la prima volta che si vedono, ha toccato il mio amico ti stronco un quattro, un imbecille, iniziano a scontrarsi una battaglia che è fine a se stessa, quando invece avrebbero potuto caratterizzare meglio un villain, che era l'impalluto, un teccherito, fermo da 2000 anni che si risveglia così improvvisamente. E ragazzi, io non so cosa vi posso dire, meno male ci si può scherzare, perché cosa vi devo dire? Trapper che gli strappa il dente, cosa vi devo dire? Quell'altro, l'imbecille del complottista e con quella telecamerina non gli finisce male la batteria, inizia a riprendere tutto, badal che c'è, spera arrivasse una vipera e gli mangiasse un braccio. Quindi nulla, via. Io non ce la fo, perché fossero film che non mi interessano, però, cioè, io che non sono un fan, quando sono andato a vedere Minus One ho detto, caspita, ma anche quando ho visto Godzilla di Gareth Edwards, che non mi è piaciuto per altri motivi, perché è lo stile di Gareth Edwards che a me non convince, però notavo una voglia di comunicare qualcosa, di veicolare qualcosa, di così come in Monarch.
Io qua continuo a vedere l'inutilità fatta film, però piace, quindi presumibilmente ne uscirà un altro. Godzilla e Kong contro chi ci mettono nel prossimo? Boh, ci mettono, io ci metterei veramente Crash Bandicoot, perché che ci mettete ormai, mi posso aspettare di tutto. Questo è il mio parere al riguardo, e non ci sono scene post credit, non c'è nulla di nulla, c'è Godzilla che alla fine ritorna nel Colosseo, che io mamma ragazzi, ma si sta, ma poi, e quello che non capiscono è che da il Cairo, il Nilo, l'Egitto, insomma, Gibilterra, Rio, e c'è un po' di strada per arrivare a Roma, io non me lo so immaginare, perché poi ci pensa a queste cose, Godzilla, no, a Roma, quanto ci metti, boh, cammino, piglio la superstrada, se un tuo al telepass, vabbè, butto giù il casello, me lo immagino così che va, e insomma immaginatevi di camminare e tu vedi Godzilla e poi lo monitorano, no? Con quegli elicotterini che sembrano fave di bambini di 3 anni, vabbè, comunque niente, questo è Godzilla e Kong il nuovo impero, e ribadisco, perché se no sembro pignolo, mi vanno bene questi film, è che come tu togli i titani tutto il resto è noia. Aveva ragione Califano, tutto il resto, boh. Ah, con questa fotografia un po' bruciata, andiamo via. Vabbè, comunque niente. Godzilla e Kong, il nuovo impero. So che a tanti è piaciuto, meno male. Io non ce la faccio.